qua ho allargato un po' con una punta tonda per dare per far notare un po' di più i fori. Mi piace esteticamente, perché alcuni si vedevano, altri no. Loro ho detto facciamoli vedere tutti, che è un po' più figo. Benissimo, ora apro e voglio collegare la ventola, semplicemente la ventola e basta, con un connettore attaccato all'alimentatore a 12 volt, che è questo. Voglio fare una prova di aspirazione, quindi metto il positivo e il negativo. Ok, la ventola sta andando, si sente aria qua, si sente aria uscire. Ora con la sigaretta voglio provare a vedere se aspira o no. Vuol dire che aspira, ma non perfettamente. Sulla ventola c'è una freccia che dovrebbe indicare la direzione del vento. Vediamo se è vero. Esatto, giusto. Quindi qua aspira e qua soffia. Perfetto, funziona bene. Quindi ora rimonto il tutto. Sto facendo questa prova perché non vorrei che Vorrei che avevo montato la ventola al contrario. No, non è così. Forse questi fori che ho fatto qua alla base, forse non sono a sufficienza, non lo so. Perché non sento questa grande portata di aria uscire. Sento l'aria che gira molto qua. Gira molto qua l'aria, probabilmente perché torna un po' indietro, come se la tira giù ma poi la rispara in alto. Qua c'è molta aria, non c'è un'aspirazione, non sento proprio aspirare, no? Non vorrei che questo sia dovuto il fatto che questa parte qua è un po' più piccola rispetto alla ventola. Come potete vedere, non vorrei che il flusso sbatte contro qua e poi ritorna indietro. Quindi oggi no, perché è notte, non posso far casino, ma domani prendo il Dremel e allargo questo foro qua proprio uguale, identico all'altro, quindi alla ventola. Lo allargo significhi. Lo allargo di più, va bene. Ecco, quello. E poi lo andremo a provare. Se cambia, bene. Se no, questi fori qua che ho fatto. Se no, questi fori qua che ho fatto, e beh, ne vanno fatti di più o allargati un po'. Posso allargarli ancora, di certo di lì una zanzara non ci passa, non ci passa, di certo. Non lo so, a me sembra una sufficienza perché sono lungo tutto il perimetro, quindi non avrò tanti fori, molto forata. Ho provato a soffiare, tenendola contro la faccia, a soffiare e sentivo che usciva bene tutta l'aria. Questo rimbalzo di aria che c'è qua sopra, secondo me, è dovuto a questo anello inferiore che è piccolino,
più piccolo rispetto alle pale e quindi il flusso va a sbattere contro qua e magari torna indietro. Crea una depressione che non è bella. E allora domani lo allarghiamo tutto uguale e rifacciamo la prova. Perché così a me non sembra che aspira molto bene. Cazzolina! Minchia! Sedrei a morire! Riproviamo, accendo un'altra sigaretta. Voleva qualcosa che fa un po' più di fumo che una semplice sigaretta. Dovrei mettere un po' di zucchero sulla sigaretta, così fa molto fumo. Va bene, adesso riproviamo. Non lo so, non mi convince molto. Devo dire che comunque il fumo va all'interno, non so se voi lo vedete. Ma va all'interno il fumo. Sta andando all'interno, sì. Quindi secondo me funziona. Ora, voglio fare una prova. Qual è la prova? Semplicemente salderò una batteria finché se la ciuccia tutta, non mi interessa. Salderò qua una batteria della sigaretta elettronica. Carica al 100%. La ventola invece la attacco qua al jack. Ok, l'attacco qua al jack dell'alimentatore e la lascio andare tutta notte, non me ne frega niente, fino a che si consumerà chiaramente la perché è una sola la batteria della sigaretta elettronica. Va bene, sono LED. Vediamo se domani mattina troverò che i LED sono ancora accesi. Li lascio andare. Staccherò, va bene, la ventola, ma li lascerò andare per vedere quante ore fa con una singola batteria. E sarà una batteria non di quelle ottimissime. Anzi, sì, dai, ci metto una Enoch. Ci metto la Enoch che sono 1500 mAh circa. Molto scarsa questa batteria Enoch. Ho trovato batterie che costano meno delle Enoch e rendono molto di più delle Enoch, quindi in futuro non comprerò più le Enoch perché mi hanno deluso fortemente. Dicono 3000 mAh, invece arriva neanche a 1500, quindi 1500 qualcosina, quindi neanche la metà di quello che dichiarano. Quindi assolutamente non buone. Le batterie che consiglio di acquistare sono le Sofirn, quelle sì che sparano come delle dannate. O le Panasonic, ma sono buone anche le LG. Anche le LG ho avuto ottimi riscontri. Le LG, quelle azzurre, tanto per intenderci. O le Sofirn, quelle nere con la scritta Sofirn in giallo. Sono le migliori batterie che ho mai testato fino ad oggi, sono le Sofirn. Tirano fuori quasi 5000 mAh, una cosa incredibile. Le più potenti mai provate. Non per niente le usano su torce tattiche, quindi torce da guerra, roba seria, insomma, ecco. Benissimo, adesso saldiamo la batteria, facciamo funzionare sto affare e vediamo poi, tra l'altro, se domani mattina quando lo apro c'è dentro qualche zanzara, qualcosa. Adesso in questo momento, per fortuna qua si sono calmate un po' le zanzare, ma passerà
paio di settimane fa era una cosa impossibile, veramente, c'è una marea. Quindi stai lì che adesso colleghiamo. Quindi ora collegherò questo, che è un connettore, col morsetto, attacco diretto qua alla ventola. Così ho un bel contatto pulito che funziona bene. Questi morsetti fanno dannare proprio. Se non lo allarghi un po' non riesci a fissare un cazzo. Niente, proprio non lo vuole sapere. Quindi ora attaccando l'alimentatore la ventola funziona. Voglio fare una prova, voglio poterla alimentare a meno, vediamo se funziona. La abbasso a 9 volt. Sì, anche a 9 volt funziona. Certo, non va molto forte, ma la zanzara traspira. Anche a 7 volt e mezzo. Adesso sta andando a 6 volt, ora a 3 volt, quasi neanche gira. 12 volt chiaramente va molto forte, soffia bene. Ok, quindi abbiamo collegato il connettore. Adesso preparerò questi fili per collegarci così al volo una batteria. L'ho lasciati lunghi di proposito per fare il cablaggio poi alla fine. Adesso questo video poi lo farò in due parti perché devo aspettare che mi arriverà il circuito booster che mi porta da i 3 volt della batteria della sigaretta elettronica, quindi la 18650, che me la porta a 12 volt per far funzionare sta benedetta ventola, che poi non mi serve che vada a cannone, basta che gira un pochino forte, tanto che basta che fa entrare le zanzare all'interno. Quindi adesso prepariamo e saldiamo la batteria.